La possibilità di sentire il tecnico della VVC Trasporti Pesanti, Andrea Pistola. Allora Andrea, una bella vittoria, la seconda da 3 punti, qualche difficoltà solo nella parte iniziale, diciamo così, sì. Nell'ingresso in campo, ma poca roba perché poi la partita è stata controllata direi dalla squadra. Sì, sicuramente non siamo partiti con la sicurezza che volevamo, forse avevamo tanto desiderio di fare questi 3 punti, siamo stati un po' contratti nella fase iniziale, soprattutto in ricezione abbiamo sofferto un po' di più e poi abbiamo aggiustato le cose, la squadra si è espressa bene, comunque con l'intensità giusta, dobbiamo ancora migliorare tante cose dal punto di vista del gioco, ma abbiamo tempo adesso. E direi che è difficile trovare un fondamentale che è andato meglio di altri, tu stesso hai detto che c'è qualcosa da migliorare, dai, dimmi cosa è andato bene e su che cosa si può migliorare, fermo restando che si migliora sempre su tutto, ma è stata una prova direi abbastanza convincente un po' in tutti i fondamentali secondo me. Sì, sì, diciamo che siamo su dei discreti livelli su tutti i fondamentali, ma io sono convinto che questa squadra può fare molto di più, quindi dobbiamo ancora tagliare un po' i meccanismi sulla preparazione e migliorare qualcosina anche sulla fase break, però ecco, c'è una buona base, l'atteggiamento è quello giusto, quindi tutte le cosine che possiamo migliorare le faremo pian piano durante la stagione. La chimia di squadra piano piano trova dei punti di riferimento, questo è importante, no? Siamo appena all'inizio del campionato, però i miglioramenti sono fuori discussione, a parte che hai dovuto cominciare il campionato con una squadra differente da questa, comunque è fuori discussione che si notano i miglioramenti, li vedi anche tu insomma. Sì, anche se in questo periodo possiamo allenarci poco, però già il fatto anche solo di giocare le partite permette a queste ragazze pian piano di trovarsi sicuramente un affiatamento maggiore e questo ci permette di migliorare anche solo giocando. La partita con Conegliano cosa ti aspetti? Vabbè, adesso una partita molto difficile, però dai, avremo una settimana per poter lavorare tranquillamente e spero che facciamo una buona prestazione. Poi sappiamo che Conegliano è uno squadrone, però noi andremo lì per fare la nostra partita. Tanto complimenti per oggi, grazie. Grazie mille.